Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, siamo ancora qui in trasmissione per ricordare innanzitutto il dibattito, è il penultimo dibattito di stregoneria, abbiamo quasi concluso il ciclo, parleremo dell'intento e lo faremo giovedì 28 giugno, giovedì 28 giugno alle ore 20.15, 20.40 come al solito, però siate più puntuali possibile perché cercheremo di iniziare il più presto possibile e parleremo dell'intento. Io almeno non parteciperò alla pizza, cioè, se qualcuno vuole mangiare la pizza e continuare la discussione in pizzeria può farlo, non c'è problema, però io non parteciperò alla pizza perché scapperò via immediatamente subito dopo il dibattito, proprio perché essendo diventato un turnista sono costretto purtroppo, specialmente per i primi due mesi non mi posso prendere permessi o altre cose, pertanto devo per forza finire il ciclo di dibattiti e nello stesso tempo devo adattarmi ai turni che mi sono imposti dalla fabbrica. Il dibattito sarà appunto incentrato sull'intento e verrà fatto appunto giovedì 28 giugno, l'appuntamento è sempre via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano, appuntamento delle 20.15 alle 20.40, penultimo dibattito di tutto il ciclo di stregoneria. Detto questo vi ricordo internet, vi ricordo che i gruppi funzionano, vi ricordo che abbiamo avuto qualcosa come 1000 pagine aperte in 10 giorni ed è un record che non avevamo mai raggiunto, siamo linkati anche da alcune università per cui il pensiero sta scorrendo in più parti e da più dimensioni, siamo riusciti ad ottenere questo risultato grazie al lavoro che abbiamo fatto. Naturalmente questo risultato è parziale perché come sempre delle cose che dovremmo dire sono milioni rispetto alle poche che riusciamo a dire, pertanto anche quelle poche che riusciamo a dire le diciamo sempre in maniera parziale, ma d'altronde non si può dire tutto, è aberrante pensare di poter dire tutto e noi facciamo quello che possiamo. La trasmissione di questa sera io metterò su il CD che parla dell'attenzione, cioè il CD relativo al dibattito dell'attenzione che abbiamo tenuto, per cui sentirete mezz'ora di dibattito sull'attenzione. Non, siccome lo faccio partire dall'inizio non sarà la parte migliore, diciamo, almeno secondo me è quella che è più interessante, però è importante che riusciate a capire la qualità dei dibattiti che teniamo e la qualità che ha avuto il ciclo che ha portato a termine ben 18 dibattiti su 20, insomma, cioè sono 19 argomenti per 20 dibattiti. E per partire, per far capire l'importanza dell'attenzione, del nostro concetto di attenzione, vi leggerò un pezzo dal Trattato sull'immortalità dell'anima di Pomponazzi. Dice il Pomponazzi: quindi o si ammetterà un'unica e identica natura che sia contemporaneamente mortale ed immortale, oppure se si ammetteranno due differenti. Se si accetta questa seconda ipotesi, essa potrà essere intesa secondo tre interpretazioni. O ci sarà un numero di nature mortali e immortali equivalente al numero degli uomini, per cui in Socrate ci sarà una natura immortale e una o due nature mortali, e così degli altri uomini, in modo che ciascuno abbia una propria natura mortale ed una propria natura immortale, oppure si ammetterà un'unica natura immortale in tutti gli uomini, mentre le nature mortali saranno distribuite e moltiplicate in ciascun uomo, oppure viceversa si ammetterà una natura immortale moltiplicata e una natura mortale come a tutti. È inutile che noi vi diciamo che in tutte queste ipotesi che vengono fatte da Pomponazzi, che si basano dai lavori di Averroè, Tommaso d'Aquino e Aristotele, le sue ipotesi, per noi si emette un'unica e identica natura, che sia contemporaneamente mortale o immortale, cioè può essere mortale, è sicuramente mortale, può anche divenire eterna più che immortale. Cioè il divenire eterno in Aristotele sarebbe il concetto di eternità che diamo noi, cioè per Pomponazzi si dice che una cosa è mortale o immortale quando continua le sue trasformazioni, cioè
è immortale quando continua le trasformazioni, è mortale quando blocca le trasformazioni. Pertanto il nostro concetto di partorire il corpo luminoso alla morte del corpo fisico è un atto di immortalità, secondo il Pomponazzi. Noi invece distinguiamo attentamente le nature. Però il concetto fondamentale da cui è partita tutta la filosofia, che è il concetto cristiano, si basa sul postulato secondo cui esiste la materia e l'anima, cioè materia ed energia. Mentre invece noi ci basiamo su un postulato che esiste soltanto una natura delle cose che può passare da inconsapevole a consapevole. Questo postulato, cioè passare da inconsapevole a consapevole, è un elemento che è assolutamente ignoto rispetto all'intera filosofia. La filosofia distingue fra anima, fra materia, fra ragione, fra altre cose, fra trascendente e immanente, altre cose, però non distingue fra consapevole e inconsapevole. Questa è una nostra prerogativa, perché è propria del paganesimo politeista ed è propria degli dei che si trasformano, degli dei che divengono, degli dei che vengono partoriti, e del fatto che lo stesso partorire altri esseri della nostra specie è un passaggio di materia da inconsapevole a consapevole che tende ad espandersi. Per cui questo è un concetto proprio del paganesimo politeista, è proprio della stregoneria. Cioè il fatto che tutto ciò che esiste, esiste, però si trasforma, tutto ciò che esiste si trasforma nella direzione del passaggio fra inconsapevole a consapevole. Nel momento in cui diventa consapevole, il consapevole si espande nell'inconsapevole e costruisce delle situazioni per cui altro inconsapevole diventerà consapevole che tenterà ad espandersi. Questo è un modo di vedere le cose proprio del paganesimo politeista e proprio della stregoneria. Pertanto, rispetto al discorso di Pomponazzi prima, diciamo che si ammetterà un'unica e identica natura che sia contemporaneamente mortale o immortale. Noi correggiamo: si ammette un'unica identica natura che sia mortale e può essere anche immortale. Uno dei motivi del passaggio fra l'immortalità, il fatto di finire la propria vita, di non aver più trasformazioni oltre la morte del corpo fisico, e arrivare invece ad ottenere le trasformazioni oltre la morte del corpo fisico, l'abbiamo attraverso la manipolazione di noi stessi. L'elemento fondamentale che noi andiamo a manipolare di noi stessi, cioè l'elemento che può rappresentare noi stessi, anche se chiaramente noi stessi è fatto da tante cose, però esiste una qualità di noi stessi con cui dice, ecco, con quella qualità identifico noi stessi. Bene, quella qualità che identifica noi stessi è proprio l'attenzione. L'attenzione, che è proprio di ogni soggetto, viene manipolata da ogni soggetto attraverso la propria attività. Attraverso la propria attività il soggetto ha dei ritorni, ha dei riscontri, continua la propria attività e continua a manipolare cosa? Se stesso. Però il se stesso manifesta la propria manipolazione, la propria attenzione. Quando la propria attenzione scala i mondi, entra in percezione alterata, fa entrare l'intuizione, fa entrare tutta un'altra serie di cose diverse da quelle che sono la ragione, ecco che l'attenzione modifica e riversa tutto questo all'interno del soggetto. Per cui questo modo di essere è proprio della stregoneria. Non rispondo alle telefonate finché non parte il CD. È proprio della stregoneria la capacità di manipolazione dell'attenzione, e questo modo di essere appartiene solo a noi. Naturalmente questo deve essere anche definito all'interno di un corpus dottrinale complessivo. Ebbene, questo corpus dottrinale complessivo della stregoneria, che è il crogiolo dello stregone, o meglio viene riassunto all'interno del crogiolo dello stregone, vi parleremo oggi del crogiolo dello stregone nell'attenzione, nel dibattito che abbiamo tenuto nel mese di maggio. Pertanto io vi faccio partire il dibattito del mese di maggio, perché quello è riassuntivo di quello che è il nostro pensiero. E adesso parte, come parte il CD del dibattito di maggio, io prenderò le telefonate in privato. Ok? Datemi 2-3 minuti di tempo prima che parta il CD, non cominciate subito a telefonare. Va bon? Allora, questa è l'attenzione, naturalmente ascolterete circa mezz'ora di dibattito.
vediamo un attimino. Eccolo qua, è partito. Ora di nuovo in diretta e terminiamo il dibattito. Questa era una parte del dibattito che c'è stato sull'attenzione nel mese di maggio. Proviamo un po' a ricapitolare quello che è stato il nostro percorso attraverso il crogiolo dello stregone. Abbiamo già fatto e lo faremo ancora questo tipo di ricapitolazione. Abbiamo parlato della vita nel mondo dell'essere natura. Abbiamo cambiato il nostro modo di affrontare il mondo parlando delle determinazioni. Poi abbiamo continuato parlando al secondo dibattito della volontà. Poi abbiamo continuato parlando della sospensione del dialogo interno. Perché la sospensione del dialogo interno? Perché dobbiamo ritornare all'interno dell'essere natura e all'interno dell'essere natura non si parla, si agisce. Poi abbiamo parlato come affinare noi stessi attraverso la meditazione, che tipo di meditazione, la meditazione del paganesimo naturalmente, abbiamo parlato della contemplazione, che tipo di contemplazione, cosa significa contemplazione, e abbiamo visto che nella contemplazione noi contempliamo in realtà le nostre stesse forze, le nostre stesse tensioni emanate dal mondo attorno a noi. Abbiamo parlato delle correnti vegetative, cioè delle energie che ci attraversano e come ascoltare noi stessi, perché anche il noi stessi deve essere organizzato e autodisciplinato. Abbiamo parlato di ascoltare il mondo attorno a noi, cioè imparare ad ascoltare il mondo attorno a noi in quanto è uguale a noi, manifesta le stesse tensioni e gli stessi input. Abbiamo parlato di palpare il mondo, perché dalle nostre mani, noi siamo esseri umani, escono linee di tensione che vanno a legarsi con tutto il mondo che ci circonda. Abbiamo parlato di chiamare le cose col loro vero nome, cioè non costruire l'illusione, non illuderci delle cose, ma chiamare le cose per ciò che sono, cioè cercare di arrivare all'essenza, alla rappresentazione reale delle cose e non della loro apparenza. E infine abbiamo chiuso il ciclo all'interno del mondo dell'essere natura parlando dell'arte dell'agguato, con la quale abbiamo fatto due dibattiti. Bene. Questi dieci dibattiti rappresentavano la costruzione di noi stessi, il riprenderci il nostro ruolo all'interno dell'essere natura. Noi siamo separati dall'essere natura ed è necessario riprenderci il nostro posto all'interno dell'essere natura. Questi dieci dibattiti hanno avuto questo scopo. Però noi non siamo all'interno dell'essere natura, non veniamo educati da nostra madre ad affrontare la savana, ma veniamo addestrati ad affrontare il sistema sociale nel quale viviamo. E siccome il sistema sociale vuole costruirci in sua funzione, abbiamo visto come difendersi dal sistema sociale che ci vuole far funzionare per se stesso. Però nel difendersi, perché il sistema sociale vuol farci funzionare per se stesso, abbiamo visto che ci sono cinque elementi fondamentali della stregoneria. Cioè non è una difesa passiva, ma è un modo attivo di vivere nel sistema sociale, proprio riconoscendo la nostra necessità di difendersi. E abbiamo visto come sia importante toglierci dal centro del mondo, come è importante praticare lo scetticismo, come è importante praticare il giudizio di necessità. Siamo costretti a dare dei giudizi, ma non per questo noi li sposiamo. Abbiamo visto quanto sia importante chiederci il perché delle cose e il perché delle cose proprio per superare la cosa stessa e raggiungere l'insieme da cui la cosa è emersa. E abbiamo parlato infine, il quinto elemento è la follia controllata. Per sconfiggere la follia del mondo, cioè il fatto che le persone nel mondo sono letteralmente pazze, fobiche, fuori di testa, hanno bisogno di aggregare le persone, di sottomettere, di costringere in ginocchio, di appropriarsene, è necessario mettere in atto una difesa attiva che si chiama esercizio di follia controllata. E abbiamo tenuto un dibattito che è andato avanti moltissimo. Bene, questo nel sistema sociale, però esistono i mondi della percezione.
mondi diversi dai mondi della ragione, che anche se la ragione ritaglia il suo spazio, in realtà le forze del mondo giungono verso di noi, noi subiamo le loro tensioni e le loro manifestazioni. Pertanto abbiamo fatto il dibattito sulla sospensione del giudizio, abbiamo parlato della tensione, quello avete sentito stasera, il prossimo dibattito è l'intento e infine l'arte del sognare. Pronto? Pronto. Un attimo, devo finire il discorso. Finiti. Dai, va avanti, dai, dimmi quel che ti voglio dirti, che ho avuto un'esperienza con i preti che è devastante. Perché? Perché lui risveva i tusi nella sua parrocchia facendo gli attori, lui gli attori, sì. Tutti i preti gli attori, e quando scherza sul vero, gli fa veramente male, e si mette sempre a fare bleffare su quello che dico, come se mi che giro sul vivo, sulla vita, lui scherza sul vero. Ok, dai, devo finire il discorso, però dai. Gli attori, ok, dai, ciao. Oggi, ciao. Scusate, ma devo finire anche il discorso, e il discorso è questo: abbiamo parlato della sospensione del giudizio proprio per permettere l'ingresso dell'intuizione, l'ingresso di tutte quelle forze che abbiamo articolato con le correnti vegetative, per cui quelle forze anche sia di autoguarigione, sia di percezione del mondo, sia di ristimolazione di tutto quello che è il nostro reticolato sinapsico e della nostra percezione. Abbiamo visto che proprio in azione, dove siamo messi con le spalle al muro, lei in quel momento si tronca il nostro dialogo interno e esce l'intuizione, cioè esce dal nostro profondo il soccorso, da quello che siamo con le spalle al muro. Con l'attenzione invece abbiamo visto come si manipola il noi stessi e abbiamo visto tutta una serie di altre cose che nel proseguo del CD vengono dette, e che abbiamo detto fra le altre cose sempre nell'attenzione, che è proprio l'attività di costruzione del nostro corpo luminoso. Cioè il corpo luminoso non è che ce l'abbiamo gratuitamente, ce lo costruiamo sfida dopo sfida, affrontando il mondo della vita quotidiana. Per cui alla fin fine ciò che viene manipolato all'interno dell'attenzione non è altro che la nostra capacità di costruire il nostro corpo luminoso, la nostra consapevolezza, quello che trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Poi parleremo dell'intento, sarà giovedì 28 giugno, e nell'intento vedremo molti aspetti dell'intento in realtà, perché il dibattito è abbastanza lungo, però quello che mi interessa sottolineare è il tempo come mondo, cioè gli oggetti che si manifestano come azioni, perché molte delle cose che noi subiamo, molte delle tensioni che noi abbiamo dentro di noi, che possiamo anche trasformare in situazioni psicologiche, in realtà sono dovute da percezioni che abbiamo nei mondi come tempo, perché anche se noi non viviamo il mondo quotidiano come il tempo, in realtà il mondo come tempo agisce su di noi comunque. E infine l'arte del sognare, e qua concluderemo l'intero ciclo di dibattito parlando del sognare, ed è anche questo un dibattito piuttosto lungo che ho messo a punto e che è già praticamente terminato. Pronto? Aldo Simeoni? Sì? Sono Giustinella Gioia. Ciao, dimmi. Te ascolto ancora e non trovo niente di sbagliato di quello che ti hai detto, no? E te che parla anche delle stimmate. No, non ho parlato delle stimmate. Non te che parla dei stimati? Va bene, dai, ero capito mai. Te che parla un qualche cosa, mi volevo confermare che sono d'accordo con te. Te che parla un qualche cosa che si avvicinava non so come dirti, alle stimati, che c'era un qualche cosa neurologica. Neurologica, sì, no, voglio parlare di qualcosa di neurologico, sì, e di trasformazione biologica. Ecco. Ma non c'entra niente con le stimate, giuro. Va bene, dai, anche per non toccare certi... Se no diventi trofobo davanti a ste robe, sai. Dopo... Guarda che ti sento niente per telefono, ma sento... Te mi senti adesso? Adesso sì, dimmi amore. No, perché se sento qualcosa delle stimate mi diventi trofobo. Sì, dai. Penso che sei truffa. Sì. Va bene. Dai. Va bene, dai, sentiamo un'altra volta. D'accordo con quello che ti dico. Va bene, ciao bella. Ciao amore. Ciao. E concluderemo il ciclo con l'arte del sognare. Cioè non solo spiegherò
come si arriva nel sognare, ma ormai già tutti quelli che hanno partecipato ai dibattiti li hanno vissuto, ma parlerò anche di tutta una serie di sensazioni e anche del concetto di sogno dentro sogno e come spostarsi nel sognare e come il sognare a un certo punto sparisca. Cioè, mantiene lo stesso il sognare, però quando il corpo luminoso ha una certa sostanza, il sognare diventa anche il luogo d'azione del corpo luminoso, cioè dove il corpo luminoso può agire senza che arrivi l'autoambulanza dell'ospedale psichiatrico a metterci la camicia di forza. Ma noi sappiamo benissimo che quello è il momento del sogno e che questo invece è il momento del quotidiano. Pertanto parleremo di questo e come di questo si manifesta e come dal sognare a un certo punto il corpo luminoso viene ad affiancare quello che è la ragione, quello che è la nostra vita quotidiana e viene a trasferire l'intuizione su quello che a noi ci serve. Alcune persone lo fanno quasi naturalmente questo, poi magari dicono che hanno il dono o dicono che hanno capacità extrasensoriali, che sono sensitive, che sono streghe. Poi magari qualcun altro le mette sui roghi perché gli fa comodo mettere le persone sui roghi, per cui è bene usare il quinto elemento della vita nel mondo sociale, che è la follia controllata, per cui ci si difende nel mondo sociale, ci si trasforma per ritornare nell'essere natura, per ritornare nella natura di cui noi siamo parte, ci si difende nel sistema sociale per evitare di essere bestiame posseduto e si considerano tutte le cose dei mondi della percezione che esistono, perché quando ci succede un qualcosa dobbiamo sapere in come inquadrarlo, dove sta e dove noi stiamo andando, e alla fin fine noi stiamo andando in un solo posto, perché noi nasciamo al solo scopo di morire, ricordatelo bene questo, comunque il nostro corpo fisico muore, auguro alle persone di morire un istante e di non avere altri problemi, ma comunque questo arriva, però lo spazio che esiste fra la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico, là si esercita la nostra volontà, le nostre determinazioni e le nostre scelte, là in quello spazio noi possiamo decidere se continueremo a percepire l'universo, a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso o se abbiamo cessato di esistere. Sapremo se abbiamo preso l'eredità dei nostri antenati fin da quando il nostro nonno uscì dal brodo primordiale e riusciremo a portarla avanti, a portare a compimento il loro capolavoro, o se faremo cessare in miseria tutto questo. Ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo con una trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.